Vedremo una newsreel 1919. Giacomo Boni porta Woodrow Wilson, il presidente degli Stati Uniti, sulla via sacra. E abbiamo 2 minuti per dare un senso del personaggio, perché si vede che a quel momento era un grande celebrity, perché hanno scelto proprio Boni per fare questa passeggiata con, capisci? E questo è subito dopo la guerra, quando hanno vinto gli alleati, e si vede questo entusiasmo nella folla che è difficile immaginare, capisci? Ma ovviamente c'è questo momento, e così andiamo, e i loro tecnici possono abbassare la luce perché Ettore preferisce a parlare nel buio Così, così va bene. della cripta, no? Va bene, così prima vediamo. Così si vede meglio. Ma noi vedremo qui. No, non c'è, era in quell'epoca non c'era suono. Wilson, che arriva a Roma. Questo è divertente, adesso si va al Pantheon. E poi dopo andremo al foro. Sì. Guarda questo è divertente, come Quanti, quanti? escono, anche qui c'è Boni se non mi sbaglio, ma è difficile vederlo. Ecco, siamo, e Boni è nel, cioè, vedi che sta zoppicando. E anche altri vestiti, non è come tutti gli altri. Ecco, e nel centro, camminando, ha dato qualcosa a... ecco, buono. Quello con il vestito chiaro, il cappotto grigio Cappotto grigio, sì. E e dal braccio al al presidente. braccio, e poi ha dato quella cosa di olive a Wilson che sta portando, questo suo... Non sono lontano dalla sua abitazione adesso, sul Palatino. Ecco. 19 era Sì, ancora enorme. questo è 19. Si vede che ha questo è 19, ha 6 anni più di vita, ma era già abbastanza stanco. Hai visto? Sta male, come ha raccontato Miriam. Così adesso, ora tocca a Ettore Vio, che è un amico che noi abbiamo lavorato in 93 in Piazza San Marco, e lui parlerà, devo guardare, il contributo di Giacomo Boni sui resti del campanile crollato. Questo è il crollo del campanile in 1902, luglio di 14. Non sono un letterato, sono un architetto. Come prima dicevo, non mi soffermo su quella che sono gli aspetti letterari, storici o della vita di Giacomo Boni, ma soltanto sull'entusiasmo che quest'uomo ha avuto nel voler immediatamente correre a Venezia quando il campanile è crollato. Dalle relazioni precedenti si è capito che lui era diventato personaggio estremamente importante, lavorava a Roma, lavorava al Foro Imperiale di Roma. Però
aveva un passato che era stato legato alla presenza di Raskin, che per 34 anni ha continuato a venire su e giù a Venezia, perché non è stato sempre perennemente fermo a Venezia, ma ha attirato a sé una serie di giovani intellettuali veneziani per portarli su quella che lui riteneva la strada giusta del restauro, inteso solo come conservazione dell'antico resto dei beni architettonici o degli edifici architettonici, e non un modo di inserire in questi delle parti che potessero far cambiare la possibilità dell'uso. Portava sempre un esempio e diceva: se io ho un documento antico e a un certo punto, perché mi va bene a me, aggiungo una frase al documento, quello è un falso. Per cui nell'architettura, se io aggiungo qualcosa che non fa parte dell'eredità originaria, io faccio un falso. Questa tesi, che è fortemente presente in Stones of Venice, viene modificata leggermente nel suo ultimo volume, The Rest of St. Mark, un volume che è alla fine degli anni 70, in cui comincia a prendere in considerazione il significato e il valore dell'artigiano che, intervenendo nel restauro, può consentire, attraverso delle tecniche, che i pezzi dell'edificio ereditato, chiamiamolo così, possano ritornare a vivere. E in questo senso, questa è la tecnica, questo è il modo, questo è quanto è rimasto dopo 100 anni, diciamo, di sperimentazioni, di laboratori, nel comportamento che io personalmente, come proto di San Marco, ma tanti altri restauratori, abbiamo nel restauro. Questo è il modo di restaurare la Basilica di San Marco. Non buttiamo via niente, tutto quello che è consunto al massimo cerchiamo di tenerlo in vita fino alla fine, e se c'è qualcosa che deve essere sostituito perché bisogna garantire la funzionalità, per esempio, di un pezzettino di pavimento che, se tolgo dei pezzi, va in frantumi, quello va fatto in modo che sia riconoscibile da chi esamina, da chi guarda, da chi si avvicina a questo bene. E questo in Basilica è sempre stato perseguito e fatto. Faccio questa premessa per dire che Giacomo Boni è venuto. Qual era l'interesse di Boni? L'interesse di Boni era un interesse archeologico. Lui, di fatto, voleva, e perché lo pensava, ritrovare nei resti delle costruzioni antiche di Venezia i segni dell'eredità romana. Lui era convinto che ci fosse stata, come lo è stata, nella laguna di Venezia, una fase magari di edilizia agricola lagunare rada, cioè con pochi abitanti e poche case, ma che ha le sue origini nel periodo romano. Infatti, molti archeologi hanno trovato resti che sono quotati a meno 3,50 dall'attuale medio mare e che sono riconducibili a interventi romani. Allora, quando è caduto il campanile, si è seduto su se stesso, e il campanile che è caduto non era quello delle origini, non era quello realizzato nel 912, quando muore il doge Tribuno, Pietro Tribuno, che aveva già
finito le fondazioni, ma era quello che nei secoli aveva avuto varie vicende, varie modificazioni, per cui non era fatto con tutto materiale antico. Mentre la fondazione era certamente antica, perché quando è stata liberata dai resti del crollo, Boni poteva trovare lì, come ha trovato, una serie di cose. Io non rivango la parte che riguarda, per esempio, due lapidi scritte sulle quali ha già pubblicato ampiamente Calvelli, riportando anche le interpretazioni che sono state fatte, le attribuzioni, la localizzazione d'origine di queste lastre, che comunque sono tutte comprese nella zona del nord-est, a partire dall'Emilia, dalla Romagna, insomma. Ma mi interessa presentare, perché il mio compito è di conservare, presentare a voi i pezzi che lui ha ricavato e che il Comune di Venezia, d'accordo con la sovrintendenza, ha dato alla Procuratoria di San Marco nel 1952. In quel momento la Procuratoria di San Marco era l'anno prima dell'arrivo di Roncalli come patriarca. In quel momento la Procuratoria di San Marco viene investita di questi, chiamiamoli beni, molto poveri, perché sono mattoni, che però erano stati trovati e attestavano la presenza di artigiani e fabbriche di mattoni del periodo romano nella base del campanile. Probabilmente, quasi certamente, mattoni di recupero dalle zone devastate dalle invasioni barbariche, da Altino, da Aquileia, cioè da tutta la zona del fronte della terraferma verso la laguna, che ormai non esisteva più, ma i cui materiali esistevano ancora ed erano quelli che venivano recuperati per le costruzioni importanti. A questo punto la Procuratoria, tra le tante cose che conserva, ha, ai tempi di Forlatti, messo in un sito, in un corridoio, tutti i pezzettini più importanti che erano rimasti di questi mattoni. Ecco, di questi vi faccio una elencazione e una cosa fotografica. Che cosa siamo in animo, stiamo facendo adesso? Stiamo facendo una catalogazione, quella cosiddetta speditiva, cioè una catalogazione non di grande, dice questo è nato a il, eccetera. No, una cosa, cioè, questo è un pezzo, è grande così, grosso così, è di laterizio, c'ha dentro sale, non ha sale, c'è una scritta, questa scritta non la sappiamo noi, qualcuno la studierà. Accanto a questo però, quello che possiamo fare noi e che stiamo facendo è quello di analizzare per piccole particelle di materiale la presenza di sali all'interno e di presentare attraverso delle fotografie a luce radente la possibilità di mettere in evidenza eventuali scritte che in questi materiali ci fossero. Il campanile e i materiali usati, appunto, come dicevo, la morte di Pietro Tribuno nel 12 e le fondazioni erano finite. Tutte le opere edili importanti recuperavano i resti di Altino e di altre zone e le spoglie di altri edifici antichi susseguenti alle invasioni barbariche che li hanno distrutti. Ma la cosa più interessante, e che di solito non si nota perché non è facile vederlo, è che c'è un mosaico che rappresenta il primo campanile di San Marco. Uno non può dire che questo sì, però magari non era proprio così. No, perché i due mosaici dell'Orazio e dell'Invenzio per trovare il corpo di San Marco, che
che sono nella parete ovest, sotto la cupola sud del transetto sud, sono molto precisi. Per cui è impensabile che la stessa precisione usata per il disegno della chiesa non sia stata usata per il disegno del campanile. Quindi questo campanile con la terrazza e la cupoletta era un campanile torre di quelli che servivano anche da faro per i vari naviganti, perché adesso c'è rimasto in pratica solo quello della Madonna dell'Orto, ma tutte le cupolette erano poi rivestite, erano spesso rivestite di qualcosa di dorato, in modo tale che con le luci che si accendevano attorno rappresentassero un punto brillante di riferimento nel panorama delle luci della città di Venezia. Il campanile cambia e viene innalzato rispetto alla prima soluzione, viene fatta la loggia di tipo gotico e la struttura è questa. Questo campanile verrà innalzato ulteriormente di altri 30 metri circa e cadrà, tra l'altro, dopo la grande devastazione avuta per una tromba d'aria che nel 1756 gli toglie per l'altezza di 40 metri, per la profondità di 3 metri, gli toglie tutto lo spigolo di nord-est. Ecco, quello spigolo di nord-est tolto porta a un intervento di rinnovo della muratura che sarà alla base di tutte le che sono state mosse per capire di chi era la colpa della caduta. Quello che mi piaceva far notare qua è solo questa immagine. Questo qui è l'angelo della cima del campanile, che dopo che è caduto si è trovato con le ali aperte davanti alla porta della basilica. Cioè sembrava che l'angelo dicesse: beh, aspetto, vado attorno in giro perché il mio posto è in basilica. In realtà c'è stato un famoso scultore di allora che ha restaurato sia l'angelo, partendo, ha rimesso a posto i pezzi, e ha restaurato anche le statue, le quattro statue del Sansovino che ornano tuttora, e sono quelle restaurate, erano le originali, che ornano la loggetta ai piedi del campanile. Questo richiamo Architectural Record è che pensare che gli americani avessero nel 1902 una rivista di architettura che si chiamasse Architectural Record, per me, quando l'ho saputo, è stata una novità molto. Però il nostro Pietro Saccardo, che era diventato proto, si diceva, ingegnere della fabbrica allora, nel 1887, dopo la morte di Meduna, scrisse in questo numero la sua discolpa sulla caduta del campanile. Però la grande passione di Boni per l'antico lo ha spinto, anche come veneziano, a studiare i resti della fondazione. Questa era la fondazione, così come si trovava quell'antica, così come si trovava dopo la pulitura di tutti i mattoni che erano caduti. Forse non tutti lo sapete, ma forse tutti, furono portati attraverso delle piccole navi, scaricati 3 miglia fuori del porto di Venezia, tutti i mattoni del campanile scaricati là. Ogni tanto qualche mattone torna sulla riva, sulla spiaggia, tutto bello rosegà, bello arrotondato, tanto che io nel 1998, non mi ricordo più, 99, ho avuto da un mio amico carissimo, dice: questo è un regalo per il compleanno, un mattone del campanile di San Marco. E mi ha regalato uno di questi mattoni attribuendolo a quelli originali.
Bonis cura l'età romana, ricercano le fondazioni, le testimonianze. Tra le cose importanti che trova è sull'angolo del campanile, vedete il masso fondazionale, vedete la sezione e vedete in alto la piantina, c'è la presenza di una lapide scritta che è stata ritrovata il 13 maggio del 5 da lui. Però io ho aggiunto un'informazione dovuta ai recenti studi che il modello elementi finiti della base del campanile attuale mostra con evidenza che la compressione massima del peso del campanile è agli angoli della torre. Io ho messo una freccia rossa per indicare il posto dove c'era la lastra scritta. Questa compressione aveva come effetto la rottura dei materiali e quindi è inevitabile che molti dei materiali che erano negli angoli si fossero spezzati. Passano gli anni, i materiali sono accantonati dal comune e sono tenuti in una scuola. A un certo punto la soprintendenza alle antichità delle Venezie, che quella volta aveva tutte e tre le Venezie, Venezia Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Trentino e Istria, quella delle tre Venezie che aveva come soprintendente la moglie dell'allora proto di San Marco, Bruna Forlati Tamaro, scrive in data 10 luglio 1952 che, in accordo con la soprintendenza e la procuratoria, si consegna parte della serie di frammenti, iscrizioni e altri relitti romani già rinvenuti nella fondazione del campanile di San Marco. E nell'elenco sono indicate in particolare, ho messo in evidenza, 29 frammenti di mattoni e formelle con il bollo, tipo romano, 4 mattoni romani con impronte di animali o di piede umano, 3 frammenti di mattoni romani con incise linee formanti un labirinto. Oggi il lapidario nella Basilica, cioè sono passati 50 più 20, 70 anni quasi, esistono pochi significativi documenti lapidi e letterizi di allora. Oltre le due lapidi analizzate dal Boni e studiate dal Calvelli, non sono stati affrontati da nessuno i temi offerti da alcuni laterizi che presentano timbri o scritte, semplici disegni o bassorilievi con animali. Ecco, già questi che sono in uno stipo che non era da noi, vedete dei frammenti di mattone col timbro, con un timbro che appare e che è difficilmente leggibile. Abbiamo già questa catalogazione spedittiva affiancata in questa fase da riprese fotografiche a luce diffusa e radente, come prima vi ho accennato. I laterizi sono in parte riconducibili alle misure di mattoni sesquipedali, molto sbrecciati, sono di una pasta prevalentemente chiara, alcuni sono dischi, probabili patere, o mattoni decorati con animali destinati a essere visti. E cominciamo da questo. Questa è l'inizio, non di tutti abbiamo appena iniziata, insomma, questa catalogazione speditiva, qui c'è il frammento con le misure, è 45x30x7 di spessore e ha disegni geometrici sopra. Vedete la foto a luce diffusa e vedete la foto a luce radente, come si vede molto meglio i tre cerchi. Sembra quello che da noi si dice gioco della tria, per esempio. Dopo, altro frammento, 27x29x6, molto sbrecciato, a luce diffusa, a luce radente, con la scritta che si nota in maniera molto bene. Poi un altro laterizio, un pezzo di mattone,
28 per 25 per 7 e mezzo con un'impronta semicircolare che può essere un'unghiata di un animale o un attrezzo. Questo non ha bisogno di luce radente perché non ha altro ed è molto evidente l'impronta. Poi abbiamo un mattone 21 per 13, cioè questo è diviso, suddiviso, oppure quello che era rimasto. Con la scritta, anche questo a luce diffusa è già più visibile, poi vedete a luce radente come si vede chiaramente le lettere che compongono la scritta. Un disco decorativo, 23 cm di diametro, abbastanza piccolo, potrebbe essere una patera. Questo è a luce diffusa e questo è a luce radente, difficile da decifrare perché c'è un più, una E, poi sembra una V, una O, un'altra V, ma messa in modo diverso, insomma ci vuole un paleografo qua che lo possa interpretare. Mattone sbrecciato con timbro illeggibile. Altro mattone sbrecciato con timbro illeggibile. Un terzo mattone molto rovinato con scritta, però attraverso la luce radente siamo riusciti a vedere la scritta CNIONIC, che si vede abbastanza bene sulla lastra fotografata a luce radente sottostante. Poi un laterizio circolare, una patera, sempre da 23 cm per 9, però totalmente sfaldato per i sali. E qua in due diverse foto rappresenta proprio la completa distruzione di questo laterizio. Andando avanti, abbiamo dei laterizi che sono frammenti di disegni, di immagini molto più ricche. Questo a luce diffusa, questo a luce radente. In questi casi si è usato anche raddoppiare la luce radente o da sinistra verso destra, quella superiore, o da destra verso sinistra, quella inferiore. Vedete come cambia l'immagine e come la volumetria della plastica dell'oggetto è messa in evidenza e poi l'immagine completa qua. Altra immagine a luce diffusa, sembra un cerchio con una specie di forse di stella o di sole all'interno, con le due vedute di luce, molto molto plastica, molto bella anche tra l'altro. E questo è il totale. No, questo non lo so perché probabilmente erano messi come decorazione, potevano essere anche inseriti in una parete a vista perché l'origine, il ricordo che spesso fanno gli studiosi è la chiesa di Pomposa, in cui ci sono vari inserti nella muratura, che alcune sono addirittura smaltate lì, ma che possono essere qui variamente pensati, insomma. Poi c'è questa, altra luce diffusa, è più piccola, le due luci radenti di destra e di sinistra, e un'immagine complessiva in cui si vede bene, il pezzo è molto piccolo. Poi c'è una patera di cui non abbiamo però le foto radenti, perché quelle che vedete adesso non sono di questa. Infatti hanno un colore dell'impasto diverso, più giallo. Questa è a luce diffusa, poi a luce radente si vede l'immagine di un uccello. A destra ci sono le piume della coda e a sinistra ci sarebbe come la testa che va a beccare qualcosa. Ecco qua, in grande, becca il suolo, becca un animaletto che sta mangiando.
Poi abbiamo i due bei laterizi, questi sono completi. Questa è un'aquila, potrebbe essere un piccione, ma non credo che usassero il piccione come immagine, insomma, allora era molto più facile fosse un'aquila. Qui la vedete a luce diffusa e qui vedete le due luci radenti con le due ali. E questa è l'immagine completa, molto evidente nel suo modellato plastico. Infine, e qua un'altra con la luce con diversa inclinazione dall'alto. Infine abbiamo finalmente un leone, un leoncino andante con la coda girata verso su, forse per completare il disegno all'interno del mattone, ma è girata così. Questa luce diffusa, queste sono le due luci radenti, vedete quella sopra si vedono i due occhi del leone, quella sotto si vede di più uno che l'altro. E infine il leone nel suo intero. Leone di San Marco, ovviamente, leone che noi amiamo tantissimo. Nel riordino della loggetta del Sansovino che stiamo per attuare, è augurabile che si possano esporre questi reperti, o alcuni di questi, assieme ad altri documenti, come i modelli della ricostruzione del campanile e le copie del 1903, in misura piccola, delle statue del Sansovino che ornano la loggetta. Un coinvolgente apparato fotografico del crollo della torre meglio presenterà ai visitatori le vicende dell'evento. Potranno rivivere da vicino la passione dei tanti che ancora contribuiscono alla salvaguardia della storia e dell'arte della nostra città. Voglio ringraziare, perché sono presenti, prima di tutto, la ex procuratore Irene Favaretto, l'ex procuratore Monsignor Antonio Meneguolo, il nostro primo procuratore Carlo Alberto Tesserin e la Maria Davilla Urbani, che tanto si è spesa assieme con Antonella Fumo e altri dell'ufficio da me diretto, che tanto si è spesa per gli studi volti alla conservazione della Basilica di San Marco. Ringrazio tutti. Domande sulla presentazione di Ettore Bio. Miriam. Alcune curiosità. Innanzitutto se è possibile vedere alcuni dei bolli che ha mostrato nel suo PowerPoint. Il secondo è se questi materiali vengono dalla risulta, diciamo, o dalle macerie? Dalle macerie o vengono dalle fondazioni? No, non dalle macerie, vengono dalla fondazione, dalla parte superiore delle fondazioni. Quindi dal moncone superiore? Sì, che lei ha visto nella foto, lui è entrato in funzione lì, probabilmente, forse, ha avuto anche la possibilità di lavorare sui resti, quelli molto vicini. Molto vicini alla base fondazionale, perché il ritrovamento della lapide è addirittura del 5 e nel 5 tutto il progetto del campanile era già stato operato, tutto l'apparato fondazionale, l'ampliamento era già stato fatto, i lavori erano stati sospesi perché la fraglia dei pittori a Venezia non tollerava che ci fossero mattoni di colore diverso da quelli del campanile caduto. E allora con questi mattoni che erano più rossi hanno cercato
disperatamente di trovare una fornace che gli fornisse, e hanno trovato a Treviso una fornace che ha fornito questi mattoni con una sospensione dei lavori di un anno circa. Vuole che le faccia vedere dei bolli? Sì. Lei mi dice, mi fa un cenno quando devo fermarmi. Ecco, questi sono i CNIOI, NIC, che sono sulla base di quella, di questa qua. Non so, forse c'è troppa luce per... Si vedono? Sì. Dopo... No, scusa. Vado indietro, insomma. Certo. Questo, ecco, questo qui è il massimo della a luce radente. E si legge, io ho cercato di leggere, c'è un più davanti, una E, e dopo sembra una V però con una specie di archetto, però chiusa, dopo una O all'interno, poi sembra una Y, cioè per me è stato difficile capire com'era questo. Torno indietro ancora? Questo invece è leggibile. Monastero Copvi. Va bene? Almeno sì, la sovrintendenza archeologica delle Venezie, quando li ha trasmessi da noi, ha detto mattoni di epoca romana. Prego. Ah, quello che si chiama monastero, ma sai, non tutti ovviamente. Questa è l'altra che si legge bene. Ma nella relazione che Boni ha fatto al Congresso Internazionale della Storia in 1903, ha pubblicato qualcosa su questi pezzi o no? No, perché lui parla in quello dei lui timbri. Aveva le lampade. Sì, altre ma cose. Poi c'è il discorso di come per dire che i mattoni erano antichi. Sì, no, ha fatto un'analisi. La difficoltà è di sapere se vengono da Altino, come tante altre cose a Venezia, o forse se forse sono... anche non solo da Altino, perché potevano venire anche da più a nord, da Aquileia. Sì, no, ci sono altre. Oppure sì, un po' sì, più a sud, verso Ravenna. Come? Ecco, adesso Concordia, certo. Basta. Basta, va bene. Così... Possiamo, ci sono altre domande o discorsi? No, volevo tanto dire che nell'archivio Bonidea appunto di Milano c'è tra i pochi fascicoli interessanti, ce n'è uno dedicato proprio al campanile di San Marco, con tutta una serie di documentazioni interessanti sull'incarico che Boni ebbe di commissariamento, non solo appunto dedicate al recupero dei resti del campanile, ma di tutti i monumenti del Veneto, perché lui fu commissariato all'Ufficio Monumenti per il Veneto e ebbe questo incarico da parte del Ministero, della Direzione Generale Antiche e Belle Arti. Certo. Ci sono moltissime lettere, ad esempio, scambiate con Max Ongaro, soprattutto quando Boni
siete in realtà poco tempo a Venezia, potete tornare ai primi del 3 già a Roma, però si tenne in contatto tramite Max Ungaro, gli dava appunto informazioni circa sia l'andamento dei lavori per il campanile che per tutti gli altri monumenti di Venezia. E per quanto riguarda questi materiali, ci sono penso anche qualche foto riguardo appunto anche questi mattoni con le impronte degli animali. E anche la cosa che diceva Hammerman circa la comunicazione che tenne nel 1903 al congresso storico con la sostruzione delle macerie, ci sono delle immagini di questi rinvenimenti, non so se sono gli stessi, ma insomma Noi non le abbiamo. Noi abbiamo quelle che abbiamo fatto noi adesso. Un'altra cosa curiosa, quando ho parlato della noi abbiamo una lettera con la quale nel 52 ci viene consegnata parte del materiale, che è solo questa in sostanza, con l'elenco, ma senza documentazioni grafiche, senza nient'altro. Cioè il problema è che si possono, attraverso questo riferimento al volume Il campanile di San Marco riedificato, pubblicato a Venezia nel 12, ci sono dei richiami a tutte quante, ad alcune di queste di questi mattoni, ad alcune di queste scritte. Lo so, volevo dire, poi lei ha parlato della cerimonia dei resti per il campanile, appunto portati con le zattere. E una cosa interessante, divertente, che c'è nell'archivio è una lettera di non mi ricordo il nome, ma un veneziano che suggeriva a Boni una sorta di business, quindi di fare dei piccoli modellini del campanile fatti con i detriti del campanile stesso e venderli con il ricavato e andava bene per il nostro bookshop adesso questo, sì. Poi per chiudere, c'è qualcun altro? C'è la storia che è successo. Boni è venuto per 5 mesi per un decreto del re a Venezia e poi già in dicembre di 1902 ha deciso di tornare a Venezia e hanno dato il compito, perché Boni rappresenta lo Stato italiano, e adesso torneremo a quel discorso all'inizio della mattina, il discorso di Berset c'è Beltrami. Beltrami entra come sostituisce Boni, loro sono grandi amici, e Beltrami arriva e ovviamente lui è altrettanto più famoso perché a Milano, in Longobardia, era proprio sovrintendente, ma ingegnere lì arriva e dopo 72 giorni, con tutti i contrasti tra il comune e lo Stato italiano, lui decise di tornare a Milano e scrive un piccolo fascicolo, 72 giorni. Alla direzione cui, lavori. Se uno vuole parlare di un Stato che non funziona, proprio da uno che è dentro lo Stato, che questo è Beltrami. No, ma non è un problema dello Stato. Lui aveva focalizzato il suo disegno sui contrasti delle maestranze. Di chi lavorava, perché lui dava degli ordini di un certo tipo, perché era ingegnere abituato a Milano. Da noi le maestranze avevano, chissà, forse ritenevano giusto il lavoro farlo diversamente e sostenevano questo e lo facevano diverso dall'ordine. Esatto. Allora lui ha detto, ma io cosa faccio qua? Prendo, andato via. Ma questo è un capitolo molto divertente. I proti, quando non hanno nessuno che sta dritto, che tocca andare via. Questa si trova nella Marciana. Ma noi siamo tutti, sfortunati. Tutti proti, sì. Saccardo è morto. L'hanno licenziato in 5 giorni. Il che cavava la pensione, il che cavava lo stipendio. Dopo la fine era malato, insomma,
è morto e 5 giorni prima che morisse gli hanno ridato lo stipendio e la pensione. Dopo che c'è sta Luigi Marangoni, che sta un 44 anni, dal 4 al 48, personaggio di grande valore, e che sperava di essere confermato, ma già la cambia la politica, già la cambia il mondo, perché lui aveva lavorato anche per il fascismo, questo Marangoni, aveva lavorato anche a Istanbul, a Santa Sofia, e quindi hanno detto no, è meglio di no, è meglio che lo troviamo. Allora, sto qua, nel 48 ha finito il suo ruolo, comunque c'era sta 44 anni, e nel 51 muore, perché dopo uno si porta a Dio sempre una serie di disgrazie. Dopo l'altro era Antonino Rusconi. Antonino Rusconi viene, Forlati, ma Forlati è vissuto tantissimo, fino a 89 anni è stato pronto. Tanto che noi avevamo degli operai, li abbiamo ancora, di grande statura, eccetera, che venivano usati per le opere più faticose. Allora, quando il proto andava in giro sulle impalcature, uno di questi gli andava sempre dietro. Forlati era alto 1,60, piccoletto, e ogni tanto cadeva, tac, lo prendevano al volo, e così erano tutti contenti. Ma però fino a 89 anni. Quello che è venuto dopo, che era Rusconi, era un sovrintendente a Trieste, e quando è venuto qua, dal 72 al 75, è stato proto di San Marco. Un giorno, avendo restaurato un crocefisso su tavola, che è dentro in un lantarino che è alla sinistra, guardando l'altar maggiore, attaccato a un pilastro nella navata. Sì, quello miracoloso, certo. Si è trovato che, avendo finito da poco il restauro, siccome l'altare era molto piccolo, il custode metteva i candelabri e le due candele sotto le braccia del Cristo. E allora, le due candele sotto le braccia del Cristo, gli ha detto, guarda, non puoi metterle perché prende fuoco il Cristo, spostane più avanti. La mattina dopo trova che le candele sono messe di nuovo là. E allora gli dice, guardi che fa una ramanzina al custode, e dice, ma guardi che non sono stato io, è stato Monsignor Dal dei Tagli, Gidoni, no, Rosella Gidoni, non mi ricordo più. È stato lui. Allora, vede Monsignor Gidoni e fa, è stato lei a dare l'ordine di questa cosa qua? Certo, Benito. E che gli risponde, è che lei, che è ingegnere, non si permetta più di inserirsi negli aspetti liturgici della Chiesa, che a quelli ci penso io. Ah sì, apre le due candelabri e gliele ha tirati dietro. È stata la sua fine, esattamente, nel senso che ha dato istantaneamente le dimissioni ed è morto di infarto 3 mesi dopo. Dopo non sono arrivato io. Cosa che non sono più. Dopo si è venuto il mio amico professore di restauro, che era professore quando io ero studente, che era Angelo Scatolin, il quale dal 75 all'80 aveva avuto un contratto di 5 anni. L'80 scadevano i 5 anni, era, non so, aveva male le gambe. Il fatto sta che lui ha cessato e in maggio dell'81 è morto. Basta, devo solo morire io adesso.